piace, però io farò le traduzioni in inglese, non c'è problema. Okay, so I think we'll speak with somebody who's actually responsible for these things here. Probably he would throw more light about what is happening. Come ti chiami? Allora, mi chiamo Jean Damascene Buiza. He just mentioned his name. You're from where? Dove vieni? Io vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Okay, it's from Congo, Africa. Congo. Okay, Africa. That's the Congo flag. So he's going to explain to us what this is all about. Quindi cosa si tratta questa esibizione? Faccio in francese e inglese. No, in inglese no. No, fare in italiano. Fare in italiano, non c'è problema. Quindi io farò traduzione. Allora, qua siamo davanti a una mostra che si chiama Minerali Clandestini. We're in front of the art exhibition, Foreign Minerals. Perché minerali clandestini? Perché noi stiamo denunciando il commercio illegale dei minerali che creano guerre nelle zone miniere in Africa, in modo particolare in Congo. Okay, they're trying to make an international report against, you know, the abuse of mineral resources. I think, you know, the stealing of things, like you can see gold there, you can see maybe probably that is diamond, and you can see the military and the weapons. So they're trying to, it's a campaign against the abuse of natural minerals. Allora, questa mostra si chiama ad aprire gli occhi, cioè a aprire su quello che sta accadendo nel mondo. So it's probably, you know, it's a kind of awareness to this kind of abuse. Allora, viviamo in un mondo elettronico in cui abbiamo bisogno di comunicazione, abbiamo tutto, ecco, è elettronico, abbiamo bisogno di rete. E tutto quello per avere tutti gli strumenti per rimanere in rete, abbiamo bisogno dei minerali. Okay, so basically, you know, all these natural resources that we have that is just being abused in Africa, for example, you know, these are things that can be beneficial to us, but at the end of the day, you know, people from, you know, international bodies, they come, they abuse it, they steal it from us, and at the end of the day, we cannot even make anything out of what actually belongs to us as a continent. Allora, i minerali rari di cui la tecnologia elettronica ha bisogno sono molto concentrati in Africa, in modo particolare nella Repubblica Democratica del Congo. Okay, so it's actually being specific about the Federal Republic of Congo, that they have a lot of mineral resources, you know, in Congo that is being abused by foreign bodies. For example? Il coltan. Huh? Coltan. Okay, cottons. Cobalto. Cobalto, uranium, okay, uranium, e altri. Gold, oro anche. Gold, diamond, and so on. You tutti know. I minerali di cui si ha bisogno nell'industria elettronica si trova in Congo. Okay, so most of this mineral that you find there, this is actually a representative of the Federal Republic of Congo, but using this avenue to also speak about Africa in general, but using Congo as a point of reference. This is, I think, cocoa, cacao, diamond. Dopo la miniera, i minieri lo prendono come lì. Ah, okay. E dopo vengono dove c'è il lago per pulire. Diamante. Diamante. Non è, fanno come dei diamanti, però qua non è il diamante. Questo è il coltan. Ah, okay. This is the coltan you're talking about. Coltan. After they've taken it from here, you know, they.